Carlo De Masi, nuovo allenatore del Riccia, c'è stata appunto questa presentazione, ufficialità insomma in settimana. Dunque raccontaci un pochino come è andato questo incontro con la dirigenza e poi la scelta ovviamente di allenare l'Olimpia Riccia nel prossimo torneo di eccellenza. La scelta è partita sicuramente dalla società, tramite alcune conoscenze che abbiamo in comune siamo riusciti a fissare un incontro e quindi poi dopo di conseguenza è venuto tutto da solo, abbiamo trovato l'accordo. Per me è una grande occasione di rilancio, perché io comunque vengo da un anno di inattività e quindi niente, colgo l'occasione per ringraziare la società per aver puntato su di me. Ovviamente l'intenzione è quella di fare bene, di fare un bel campionato. Ecco Carlo, dunque c'è un'eredità tra virgolette importante, nel senso perché comunque qui l'anno scorso c'è stato il primo campionato di eccellenza dopo tanti anni, è stato un ottimo campionato concluso con il sesto posto, c'è stata anche la chicca se possiamo della finale di Coppa Italia persa ai tempi supplementari. Ovviamente voglio dire è sempre difficile poi mantenersi sugli standard, ma anche a livello economico, però voglio dire insomma qualcosa cambierà, però voi siete pronti comunque per questa nuova sfida. Sì, infatti raccolgo questa pesante, tra virgolette, eredità. L'anno scorso è stato fatto un bel campionato, come hai detto tu, con la finale di Coppa Italia persa per un soffio. Sicuramente è difficile, però si sa, nel calcio, il calcio è bello anche per questo, bisogna raccogliere delle sfide, lavorare con umiltà e cercare di fare sempre bene. È ovvio che è difficile dire fare di più o di meno dello scorso anno. Partiamo alla pari con tutti e cercheremo di fare il massimo. Ecco, per te diciamo il campionato molisano non è una novità, perché insomma voglio dire lo hai già fatto, quindi se non sbaglio con il Roseto, sì, se non sbaglio, quindi voglio dire insomma allora avevo buona memoria. Dunque è sicuramente importante conoscere già un pochino insomma com'è strutturato il campionato. Sì, effettivamente diciamo che io l'ho conosciuto prima da giocatore il campionato molisano, quindi la conoscenza è partita da quel punto di vista. E poi con il Roseto, fortunatamente diciamo l'anno e mezzo che sono stato a Roseto è andata abbastanza bene e quindi niente, bene, bene così, partiamo come ho detto prima, partiamo alla pari con tutti, cercheremo di lavorare e di fare bene cercando di esprimere un buon calcio e soprattutto di valorizzare i giovani, perché ho appreso che qua a Riccia c'è un bel settore giovanile, la società punta sui giovani locali, come è giusto che sia, perché la ricchezza futura del calcio nostrano secondo me è basata proprio su queste situazioni qua.